Per le somministrazioni delle dosi booster terza dose del vaccino anti-Covid-19 si seguirà il criterio della convocazione attraverso la piattaforma Soresa della Regione Campania. L'utente riceverà un SMS e un'email sul recapito fornito al momento della prenotazione della prima dose. E così, come chiarisce ai nostri microfoni, il direttore amministrativo Raffaele Meola, responsabile per le vaccinazioni del distretto 70. Per quanto riguarda le terze dosi, ma anche le prime e le seconde, non si procede più per open day, come abbiamo già chiarito in un precedente intervento, bensì attraverso convocazione per rendere meno caotica ogni seduta vaccinale, considerando che le persone interessate alla dose booster sono tantissime e in una città come Agropoli è impossibile in questa fase procedere attraverso open day. Non è necessario, anzi non è proprio possibile prenotarsi per la terza dose, ma si verrà convocati in modo automatico. Spiego meglio, il sistema già registrate tutte le persone che hanno effettuato la prima e la seconda dose, quindi non è necessario riprenotarsi per la terza, bensì saremo noi, in base alle persone che vacciniamo in ogni seduta, a mandare la comunicazione in base all'età e alla data della seconda dose. Quindi state tranquilli che verrete convocati tutti in maniera automatica attraverso SMS ed email, proprio come avete avuto la convocazione quando avete fatto la prima dose. In questo momento quale fascia d'età si stanno vaccinando presso il civile di Agropoli e presso il centro vaccinale Città di Agropoli? Vacciniamo ovviamente privilegiando le persone più anziane e le persone più fragili, e poi, come dichiarato dalla Regione Campania, in osservanza alle loro ordinanze, il personale scolastico e le forze dell'ordine. Quindi stiamo procedendo dagli 80 anni a scendere e creando delle sedute apposite per gli insegnanti e le forze dell'ordine, coinvolgendo direttamente i dirigenti scolastici e i comandanti di stazione. Siccome ha nominato le forze dell'ordine e la scuola, ecco, possiamo anche fare una parentesi per quanto riguarda loro, perché saranno loro stessi, insomma, visto il nuovo protocollo, a convocare poi gli insegnanti e le forze dell'ordine, insomma, in Italia. Sì, abbiamo deciso di procedere così. Noi del distretto ci sentiamo con i dirigenti sia delle forze dell'ordine che del personale scolastico e loro ci inviano degli elenchi in modo che possiamo organizzare delle sedute ad hoc, evitando quindi interminabili code e attese. Quindi, ripeto ancora meglio, ogni dirigente scolastico raccoglierà le adesioni del personale docente e non del proprio istituto e li invierà a questo distretto e noi procederemo con l'organizzazione di sedute ad hoc specifiche per questa categoria. Per quanto riguarda gli open day, non sono in programma e non ci saranno più? Allora, al momento non è in programma nessun open day, non ci saranno più, non credo, perché esauriamo questo momento di domanda molto alto, dove se noi facciamo un open day si presentano 1.000-1.500 persone e non è gestibile per nessun centro vaccinale, forse della regione. Una volta che la popolazione si è vaccinata per una percentuale più alta con terza dose, riprenderemo magari con gli open day, ma non so in questo momento darvi una data precisa, un'indicazione, e forse a più breve possiamo organizzare un open day per i vaccinati con Johnson & Johnson, quindi circoscrivere una data solo per queste categorie, però ancora non c'è niente di ufficiale e definito. L'indicazione adesso è di attendere la convocazione per la terza dose.